perché qui c'è una problematica ormai da anni, che l'azienda acquisisce aziende in fallimento in Piemonte, a Saluzzo, a Iesi, a Rieti, e in pratica le riconverte, manda gli operai a fare formazione qui nel nostro stabilimento e poi sposta anche delle linee di produzione nei siti che ha acquisito in fallimento. Allora il problema è che rimette su delle aziende a spese delle produzioni che facciamo qui a Teramo, e siccome Teramo contrattualmente è il sito più debole, perché all'interno tra i 500 dipendenti c'ha 140 contratti di somministrazione, e può sospendere il lavoro come e quando vuole, senza avere nessun confronto con le organizzazioni sindacali, e trova terreno fertile a fare e disfare come vuole. Ed oggi noi siamo qui a protestare, e ci sarà l'incontro in tarda mattinata alla Regione Abruzzo, in cui parteciperanno tutti i politici locali, per capire se lo Stato può agevolare queste situazioni, cioè agevola aziende che non creano nuovi posti di lavoro, ma che spostano lavoro da una regione ad un'altra. Praticamente risolve il problema da una parte, però lo crea da un'altra, e questo non potrebbe andare bene. Questa mattina si propone uno sciopero di 8 ore per l'Industriale Sud a causa della cattiva gestione, possiamo dire, del lavoro che l'azienda mette in campo, spostando il lavoro da una regione all'altra. Dal nostro sito, un sito altamente produttivo, un sito mondiale, dove le migliori supercar sono qui a terra. Inspiegabilmente l'azienda decide di salvare 2 aziende decotte e stracotte, sia a Iesi che a Rieti, trasferendo i nostri migliori prodotti. Noi non stiamo vivendo la crisi del mercato, perché ci è più che sufficiente quello che noi abbiamo. Le supercar non sono assolutamente in crisi, ma queste scelte dell'azienda stanno spogliando giorno dopo giorno il valore aggiunto della stessa industria, che sono le migliori marche che sono al mondo. Alle 11 si riunirà un tavolo perché la questione della IMR Industriale Sud S.p.A. si muove un piano davvero ampio. I sindacalisti sono pronti a portare questa vertenza anche a livello ministeriale addirittura. Sì, è l'unica soluzione possibile, la regione deve attivarsi, è l'unico soggetto che può aprire questo tavolo, in tal caso sosterremo noi questi lavoratori per avere un'interlocuzione con il ministro, il quale dovrà senza ombra di dubbio cercare di raccordare il piano industriale di questa società per evitare che i tagli colpiscano solo l'Abruzzo e non le altre 2 sedi di Terni e di Iesi che non hanno subito tagli. Quindi bisogna fare una ripartizione, bisogna dare sostegno ai nostri lavoratori, alle tante famiglie, ma soprattutto comprendere come mai questa scelta sia caduta solo sulla nostra provincia e sulla nostra regione. Uno sciopero questa mattina che tocca in realtà un tema abbastanza bollente, perché sposta il lavoro territoriale in altre regioni e mette in difficoltà gli stessi operai, mettendo in crisi il mercato delle supercar. Noi oggi saremo convocati alle ore 11 in Regione Abruzzo. Lo sciopero di oggi, oltre che a manifestare un dissenso all'azienda per quello che sta avvenendo, perché si parla di rischio di ulteriori delocalizzazioni, in realtà vede anche come obiettivo una richiesta forte alle istituzioni di prese in carico della vertenza. Noi vorremmo che le vertenze che riguardano i siti del gruppo IMR siano gestiti a livello ministeriale, perché altrimenti con una gestione parcellizzata delle vertenze ognuno tirerà la corda nel momento in cui si manifesta il problema. A Iesi si manifesta magari il problema dell'esaurimento degli ammortizzatori sociali e allora si chiede il riassorbimento degli esuberi e si spostano lavorazioni. A Rieti succede la stessa cosa. Questo sito invece progressivamente viene depauperato. Allora c'è bisogno che qualcuno faccia il punto complessivo
dei carichi di lavoro, della situazione strategica di ogni sito. E l'azienda deve dire sito per sito come si va avanti in questa fase di forte crisi del settore auto. Quindi in realtà è un piano veramente ampio quello su cui avete intenzione di lavorare. Ma assolutamente sì, anche perché diciamo un'ulteriore delocalizzazione qui, unita al fatto che noi perderemo delle lavorazioni Stellantis e si ridurranno anche lavorazioni Volkswagen, già di per sé questo produce un impatto sui carichi di lavoro di oltre il 30%. Se poi mettiamo anche in carico la possibilità che si verifichi un'ulteriore delocalizzazione, per noi è insostenibile questa situazione. Quindi questa cosa merita una verifica e una presa in carico da parte istituzionale. Come rappresentante della regione, oggi anche lei è qui per il tavolo che si svolgerà tarda mattinata per la questione dell'industrializzazione. Sì, sono qui per essere vicino ai lavoratori, innanzitutto ai sindacati. Oggi ci sarà un appuntamento importante a Pescara con il tavolo regionale. Ci auguriamo tutti si possa fare un passo avanti per la tutela degli oltre 500 lavoratori di Leymer. Ma all'assessore Magnac chiediamo di coinvolgere il Ministero in questa trattativa, poiché la crisi non è solo dell'IMR di Teramo, ma dobbiamo coinvolgere tutta la proprietà dell'IMR con gli altri siti e con tutti gli altri stabilimenti. Ma la priorità per noi è tutelare gli oltre 500 lavoratori dell'IMR di Teramo, poiché ci sono tantissimi giovani e tanti sono anche dipendenti a tempo determinato. Quindi non è vero che il mercato è in crisi, è solamente una cattiva gestione o una congestione dell'azienda? Sicuramente c'è anche una congiuntura a livello nazionale e internazionale del settore auto, ma dobbiamo fare di tutto per tutelare i nostri lavoratori, poiché l'IMR lavora soprattutto nella fascia alta di questo settore e quindi qui non si registrano crisi particolari.